Io sono figlio proprio della mia epoca. Come si può dire, la mia formazione, tra virgolette, politica, nacque quando ero ragazzino, 15-16 anni, come è noto. Io quando ero più giovane ancora sono stato per un periodo tra 11-12 anni monarchico, per un periodo tra 13-14 anni della Giovane Italia, quindi vicino al MIS. Avevo le idee molto confuse. L'unica roba che era chiara è che, siccome sono protestante, non potevo essere democristiano. Quindi, non potendo essere democristiano, non avendo mai avuto propensione per il comunismo, inevitabilmente dovevo oscillare, come si può dire. Dopodiché, quando l'Italia cambiò attorno alla metà degli anni 50, la mia formazione politica fu fatta su due giornali, Il Giorno di Baldacci, che era diverso dal Corriere della Sera che leggeva mio padre, e l'Espresso di Arrigo Benedetti e così via. E quindi, se mi avessero chiesto qual era la mia scelta politica quando non potevo ancora votare, quindi nel 58, io rispondevo: ero radicale, ero vicino ai radicali, di Pannella, c'era già Pannella. Di Piccardi, di Carandini. Poi, dopodiché, sempre così, senza avere delle idee chiare e così via, io, come si può dire, l'episodio singolo che ha contribuito alla mia formazione politica fu il luglio del 1960. Nel luglio del 1960 il governo Tambroni, il congresso del MIS a Genova, i morti di Reggio Emilia, di non mi ricordo più dove e così via, crearono una grande emozione. E io ricordo, io allora ero già da un anno studente universitario, mi venne chiesto di portare il saluto degli studenti universitari veneziani che avevano il loro organismo rappresentativo a una manifestazione in Riva dei Sette Martiri a Venezia, vicino ai Giardini. Ci fu una manifestazione di un sacco di gente per testimoniare la scelta antifascista di Venezia, eccetera, eccetera, e mi chiesero di parlare. Io, che allora avevo, nel luglio 60 avevo 19 anni, era la prima volta che parlavo non solo in pubblico, ma di fronte a, credo, qualche migliaio di persone, feci un discorsetto di due parole e così via, e quella sera decisi che non potevo rimanere, come si può dire così, cane sciolto, e che dovevo iscrivermi. E la sera stessa andai alla sezione del PSI, io stavo allora, nel 60 stavo in Calle dei Ragusei, quindi a Dorso Duro, la sezione del PSI era in Campo San Barnaba, e io andai a iscrivermi. E questo determinò il mio percorso politico. Pensavo che fosse stato affascinato magari da qualche personalità No, politica no, 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 fu, no, precedente. no, fu quella roba lì. Poi io andai la sera, finita quella, defluendo da quella manifestazione, ho detto: beh, è giunto il momento di scegliere. Io, quando mi iscrissi, appunto, nel luglio del 1960, dovemmo affrontare un congresso. Io ero un ragazzino che fu proprio, credo, proprio nel 60, no, nel 63, no, 63 fu la vicenda, e quindi con una rete di ragazzini della nostra età scegliemmo, perché allora a Venezia il PSI aveva avuto una componente di sinistra molto forte, che se n'era andata tutta nel 63, no, ecco. La ricordi bene, nel 60, quando mi sono iscritto, c'era ancora la sinistra, e la sezione in cui mi iscrissi io, che è quella di San Barnaba, era una sezione molto di sinistra. Il leader della sezione di San Barnaba e del Partito Socialista di Sinistra di Venezia era Lucio Luzzatto, che era deputato, che era iscritto, e poi c'era un certo onorevole Perinelli, un medico, che era anche lui iscritto a San Barnaba, quelli uscirono tutti nel 63. Fecero la scissione, 63 o all'inizio del 64. Quelli che rimasero erano tutti quanti autonomisti, e quindi, tra virgolette, di destra socialista di allora. E noi, al congresso del 64, organizzammo
un ristretto gruppo che, come si può dire, creò i lombardiani non della sinistra socialista che nel frattempo era uscita, e all'inizio eravamo una minoranza assoluta e tale rimanemmo fino praticamente al 1969, quando appunto col mio ingresso in giunta riuscimmo, giocando su delle divisioni della corrente autonomista, di avere un ruolo più importante, diciamo così. E noi allora, per un periodo dal 71 al 75, avevamo 4 consiglieri comunali su 7, quindi eravamo la maggioranza del gruppo ed eravamo tutti giovani: io, Renato Nardi, Nero Laroni e Fabrizio Ferrari.